Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e in questa serie di costruzione del Sonic Model AR Wing, in questo primo video andremo a vedere cosa arriva nella scatola, nella seconda parte andremo a costruirlo insieme e nella terza parte andremo a farlo volare insieme. Questo modello ha un'apertura alare di 900 mm, 90 cm, ha una lunghezza totale di 482 mm, è fatto in EPP, ovvero in polipropilene espanso, quindi molto robusto. Ha il motore già all'interno della scatola perché questa è la versione PNP, plug and fly, ovvero dobbiamo mettere all'interno la nostra ricevente e tutto il resto tranne batteria, carica batterie, telecamera o telecamere, dipende se volete fare FPV o no, non è all'interno, quindi dobbiamo metterlo noi. Il motore è 2204 da 2300 kW, è un motore brushless ovviamente. L'ESC è da 30 A, ha anche un back interno da 5 V che andrà ad alimentare la nostra ricevente, che poi andrà ad alimentare i servo, che sono dei servo digitali 9 grammi all'interno. 9 grammi, per chi non lo sa, non è quanto solleva il servo, ma il peso proprio del servo e quindi la sua grandezza. Il fatto che sia digitale quindi è più preciso, solo quello, non so se è metallico o no, adesso andremo a vedere. Ha all'interno anche un'elica, le eliche sono compatibili anche con le eliche dei multirotori che possiamo. Qua c'è scritto 6x3, quindi 60-30, ma andremo a vedere esattamente che cos'è, poi dopo all'interno, perché a volte ci sono delle sorprese. Va con una batteria 3S da 2200 mAh, ovviamente possiamo mettere una batteria un po' più pesante o un po' più leggera, se la mettiamo più leggera dovremmo bilanciare meglio il baricentro, se invece la mettiamo più pesante dovremmo viaggiare un po' più veloce, altrimenti stalla. Per quanto riguarda la velocità minima di questo aereo è di 10 km all'ora, per quanto riguarda invece la velocità massima non c'è proprio una velocità massima, ma sono circa 80-90 km all'ora. Cosa fai? Ti pulisci sulla mia scatola? Vai a casa tua, dai. Non vedi che sto parlando? Vai, dai, vola via, va. Non qua, vai a casa. Dai, 1, 2, 3. Ecco, bravo. Nella scatola troviamo altre scatole, impacchettato molto bene, quindi non rischiamo di danneggiare niente. Tiriamo fuori le scatole insieme, vediamo che c'è una specie di manuale di istruzioni che è molto semplice, ci fa vedere solamente come si assembla l'aereo, ci fa vedere anche il baricentro, che è molto importante, ed è segnato anche sotto l'ala ed è 12,9 cm dall'inizio di questo bordo, dove possiamo mettere, credo, la nostra telecamera, un'eventuale telecamera per FPV. Ci danno anche gli adesivi da attaccare sopra, così lo vediamo meglio, vediamo come è girato l'aereo. In questa scatola abbiamo tutte e due le ali, nelle ali sono già inserite, montate dentro i servo, e non solo, abbiamo anche i cavi che escono da questa parte, questi cavi andranno nella nostra ricevente o eventualmente flight controller, se volete mettere un flight controller. Abbiamo anche la barra, è una barra in carbonio per dare rigidità al frame. Tra l'altro in questo aereo, come vedremo, non c'è nessuna colla, perché tutto si monta senza colla ed è una cosa molto positiva, perché se dovessimo rompere qualcosa lo stacchiamo, mettiamo il pezzo di ricambio e non roviniamo la nostra parte intatta. Ci danno anche una scatola vuota, in realtà questa scatola serve solo per supportare diciamo l'aereo all'interno, così non balla, è una scatola vuota, potete utilizzarla anche per altro. In questa scatola invece abbiamo un pezzo di polistirolo per proteggere le nostre parti, la nostra parte centrale, che è già protetta, come potete notare, anche da queste cosine qua che piace tantissimo a mio figlio scoppiettare. Abbiamo anche la nostra elica 60-30, anche se sul sito del venditore c'è scritto 50-30, probabilmente hanno cambiato, ma comunque è compatibile con le eliche da 5 o da 6 pollici, dipende quanto volete andare veloci. Come potete notare, nella parte centrale è già montato il motore, si apre praticamente con questa levetta, che è tutto magnetico qua, non dobbiamo
incollare niente, tra l'altro è molto robusto, questa parte si incastra sotto, dopodiché chiudiamo con i magneti sono veramente veramente forti, quindi notate che faccio fatica ad aprirlo. Il motore è collegato direttamente all'ESC da 30 A come potete notare, quindi non dobbiamo fare niente, dobbiamo solamente collegare la nostra batteria ricevente eccetera eccetera. Abbiamo queste viti qua che serviranno probabilmente ad attaccare le ali, abbiamo il supporto che andrà a mantenere la batteria con il velcro già installato, abbiamo detto la batteria sarà da 2200 mAh 3 celle e abbiamo questa parte che si può staccare, questa parte è magnetica dove possiamo installare la nostra telecamera e possiamo installare una telecamera qualsiasi, adesso andremo a vedere il perché in questa scatola, perché abbiamo varie canopy, per esempio se abbiamo una telecamera come la Mobius Camera o per esempio altre camere che hanno la lente centrale, possiamo mettere questa parte qua, la canopy della GoPro che ha il buco decentrato, se abbiamo una GoPro Session o una telecamera quadrata abbiamo anche l'opzione per mettere una telecamera quadrata o a cubo. All'interno dell'ultima scatola abbiamo le pinne che monteremo sui bordi dell'ala, perché questi aerei tutt'ala non avendo una pinna o diciamo una coda che li mantiene dritti, se non abbiamo questi le correnti dell'aria ci spingono e l'aereo non riesce a stabilizzarsi bene sull'asse dello yaw. Ci danno anche una striscia adesiva da una parte in silicone, quindi si attacca, non fa scivolare le cose, eventualmente possiamo installarla per evitare che la nostra telecamera scivoli indietro. Abbiamo questi supporti in legno, non li mescolo, che ci serviranno per montare il supporto per la nostra telecamera, che sia una GoPro Session o per esempio GoPro 3 o GoPro 4 o Runcam 2, a seconda di quello che abbiamo andremo a montare il supporto nella maniera corretta. Nella scatola compresa anche un'altra fascetta a velcro che ci servirà per fissare gli altri componenti. E come al solito vi lascio il link all'aereo e a tutti i componenti che ci serviranno per questa costruzione nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi.